con il decreto ministeriale che non è stato ancora derogato dalla giunta regionale si potrebbe arrecare un enorme danno al comparto agricolo calabrese. In che termini? Come può spiegarlo? Sì, si tratta di 4 milioni di euro all'anno dal 2014 al 2020. Questo perché, mentre a livello comunitario è riconosciuta la pratica del pascolamento di terzi, adesso spieghiamo cosa significa, e a livello nazionale è uscito un decreto ministeriale che ha detto non in Italia, in generale non si riconosce il pascolamento di terzi, però dice il decreto ogni regione, siccome la situazione è fortemente differenziata, ogni regione può deliberare dove hanno realtà insomma, importanti da questo punto di vista è interessata al pascolamento di terzi. Hanno deliberato il Piemonte, la Val d'Aosta, la Basilicata, il Veneto, la Sicilia, la Campania e tanti altri stanno deliberando. In Calabria, malgrado ci battiamo da 6 mesi, non riusciamo ad ottenere una delibera del Presidente della Giunta regionale per affrontare questo problema, cioè riconoscere il pascolamento da terzi, che in sostanza si tratta di questo. Ci sono proprietari e produttori che hanno terreni a pascolo senza bestie e ci sono allevatori che hanno le bestie ma con scarsità di terreno. Allora, il pascolamento di terzi consente di portare le bestie del produttore, dell'allevatore, sul terreno del produttore o del cittadino, insomma, che ha i pascoli, e in questo caso vengono sostenuti dal punto di vista del reddito sia gli allevatori sia i produttori o i proprietari di terra a pascolo. Questo, se non si fa, l'importo che non andrà ai produttori sono 4 milioni di euro all'anno, quindi per 7 anni sono 28 milioni. Se invece si fa, noi otteniamo due grossi vantaggi. Il primo è per gli interessati dal punto di vista economico, ma il secondo riguarda l'ambiente, perché i terreni che vengono pascolati restano puliti, restano concimati, per cui a tutto vantaggio dell'ambiente e anche dell'economia regionale. Se non si fa, gli allevatori senza terra devono chiudere, i produttori senza nessuna possibilità di aiuto lasceranno i pascoli incolti e in preda agli incendi, e quindi poi ci dovremo rivolgere ai Canadair a 1.500 euro all'ora per spegnere gli incendi il mese di agosto, tutto il mese di agosto in questa nostra regione. Il decreto del MIPAF che vieta appunto il pascolamento contro terzi, con la possibilità da parte della Regione Calabria di derogare. E se non si fa questa delibera, ovviamente si perderanno dei fondi importanti per il comparto agricolo e per gli agricoltori. Si tratta di 4 milioni di euro che andranno ad altre regioni o ad altre nazioni, non ritorneranno più in Calabria. La Regione Calabria, facendo questa delibera, non deve spendere un centesimo. Sono dei fondi della Comunità Europea che vengono in Calabria, rimangono in Calabria, ovviamente danno economia e arricchiscono sicuramente il comparto agricolo calabrese. Non capiamo il comportamento della Regione Calabria, del Presidente Oliverio, dell'Onorevole Dacri che è delegato all'agricoltura. Non lo capiamo perché comunque da 3 mesi che stiamo chiedendo questa delibera e ancora ad oggi non è stata fatta. Giorno 10 scade il termine ultimo per la presentazione della domanda unica e ancora questa delibera non è stata fatta. Ci hanno preso letteralmente in giro, hanno preso letteralmente in giro veramente quasi 1.800 aziende agricole. Pertanto noi oggi facciamo questo sit-in pacifico. Se non dovesse il Presidente della Regione incontrarci e darci comunque rassicurazioni, noi andremo ad oltranza, ovviamente andremo ad occupare le sedi istituzionali, ma democraticamente, perché comunque è un problema che non possiamo lasciare che si risolva, che non si risolva, si deve risolvere necessariamente. Lei ha parlato di 1.800 aziende agricole e di 4 milioni, questo comporterebbe un grave danno all'economia calabrese e al comparto agricolo? Sono 4 milioni di euro all'anno e dato che la programmazione nuova, la nuova PAC prevede dal 2014 al 2020, ovviamente 4 milioni di euro per gli anni si arriva a una somma ingente. Si può permettere alla Calabria di perdere oltre 20 milioni di euro? Non penso, perché ovviamente
l'agricoltura è un settore in crisi, queste sono boccate d'ossigeno che arrivano appunto per un comparto che sta vivendo un momento come gli altri comparti d'altronde, un momento critico, e pertanto c'è crisi, il prodotto dell'agricoltura si vende pochissimo o si vende a un costo che non riesce nemmeno a far recuperare all'agricoltore quello che ha speso per produrlo. Di conseguenza questi sono aiuti che non possono venire a mancare nella maniera più assoluta. Ripeto, è importantissimo che si faccia questa delibera e si deve fare necessariamente entro il 10 di luglio, se no per i prossimi 6 anni perderemo oltre 20 milioni di euro.